hope is romantic all my life. Surrounded by couples all the time. I guess I should take this as a sign. I'm feeling lonely. Oh, I wish I'd find a lover that could hold me. Now I'm crying in my room, so skeptical of love. I still want more, more, more. I gave my second chance to Cupid, but now I'm left there feeling stupid. All the way he makes me feel. Oggi andiamo a vedere cosa mangia il fake nutty più grosso d'Italia per definirsi. Chi già mi segue su TikTok e su Instagram lo sapeva, ho iniziato da circa 3 settimane la definizione. La massa non è stata particolarmente sporca, non ho preso praticamente grasso. La massa a 4500 calorie giornaliere. Questa settimana, dopo essere sceso di 300 la prima, sono arrivato a 3.900. Quindi so già benissimo che per arrivare alla forma, all'obiettivo finale, non mi servirà a scendere particolarmente, anche perché soffro la fame e non, sinceramente non mi va di farlo. Non ho un obiettivo di peso, come sapete non mi piace pormi obiettivi di peso. L'obiettivo sarà battere la condizione dello scorso anno, 83 kg, però quest'anno la voglio portare. La vorrei portare 85, 86, comunque 3 kg in più non sarebbe male, ovviamente, di massa. Essendo più pulito sarebbe... Ah, rimaniti fino alla fine perché vi metterò da qualche parte a caso i macro totali e come li suddivido. Solita colazione che faccio da due in questa parte, come dico sempre, però la faccio rivedere per tutti i nuovi e anche perché sono cambiate un po' le grammature, però in realtà la roba è sempre la stessa, più o meno i macro e le calorie sono sempre le stesse. 100 grammi di Core Flakes, questi sono quelli classici, senza nessuna aggiunta, che prendo alla Lidl. Sono il pacco da 450, tipo ci risparmiate un botto, mi durano tantissimo. Cioè in realtà 4 giorni. Sopra ci peso 20 grammi di questo cioccolato al 74% che trovo sempre alla Lidl. Due quadratini. Questo è uno dei più buoni, anche se per cento di basso, di cacao. Nell'altra ciotola le mie proteine isolate della Zec. Prendo un bello scoop, bello grosso, dovrebbero essere 25 grammi. Sopra le proteine ci peso 150 grammi di yogurt greco. Questo è il barattolo da 500 grammi che trovo alla Lidl sempre. Ringraziamo l'assistente che mi ricorda che sto mangiando yogurt scaduto da circa 2 mesi. Vabbè, questo è l'ultimo, dopo questo inizierò a comprare yogurt nuovo. Quando sarete anche voi studenti fuori sede capirete perché faccio ciò. E ci siamo. E infine, latte scremato, questo sempre della Lidl. In realtà questo non lo peso mai, però so più o meno dove arrivare. Vediamo se sono preciso. 140. Solo per questo video farò le cose precise. Generalmente cose che hanno così poche calorie le peso alla cazzo di cane. Cioè non le peso, tipo ketchup, latte, marmellata zero, vabbè, direte. Hanno tipo 0 calorie, però. Sopra questo, a chi come sempre piace la roba molto dolce come me, dolcificante zero, questo l'ho preso al Super Pan, non andateci perché costa un rene, però qualche goccia di dolcificante zero. Ok, colazione finita. Prendo 4 grammi di creatina, quindi post colazione, e una pastiglietta di ashwagandha. Questi entrambi li trovate sempre su Zec Plus, codice che è in 10. Questo altro integratore di calcio, magnesio, zinco e altre vitamine che ho preso da Amazon. Tipo pesantissimo, mi dura tutto l'anno. E, semplicemente molto completo, mi veniva comodo. E ne prendo 2 ogni mattina di questo. Adesso lavoro un programma per una ragazza, finisco questo e vado subitissimo a farmi i miei 10.000 pasti sul tapirulano. Li faccio tutti adesso, li faccio divisi fra, generalmente dopo i pasti per migliorare la digestione. Ne faccio tipo 20 minuti adesso, 20 dopo pranzo e 20 dopo cena. Sono le 2, è ora di pranzo e... quale migliore occasione per sfruttare la mia... non ti sto riprendendo in faccia. Bellissima assistente senza volto, senza nome, per cucinare. Cosa mangiamo oggi a pranzo? Facci vedere. Cosa servono qua? Queste vanno mangiate? Couscous. Couscous, io ne mangerò 150 grammi. Lo facciamo, riscaldiamo l'acqua in un pentolino e poi gliela versiamo sopra. Questo si riempirà per bene. Super consigliato per la definizione, ragazzi. Si riempie molto di più del riso, della pasta, vi siete di più. Il latte, per vanità lattosio, se no si dice male. Si scagazza addosso, io invece ho uno stomaco funzionante, quindi prendo quelli normali. E poi una zucchina, questa si mangia, solo questa. Mamma mia, che precisione. Zeta come zucchina, l'ho fatte tutte a fette. 152. Guardate che belle zucchine.
scoccata signor Francesco, grazie Francesco per le zucchine. Alla fine il couscous siamo troppo pigri e quindi l'ho messo nel microonde e non nel pentolino. Couscous pronto, adesso vi faccio vedere le calorie di pranzo, quindi ci aggiriamo intorno al 900, 116 carboidrati, 43 di proteine e 32 di grassi, questi sono appunto gli ingredienti. Sarà già messo. Guardate che bello, che estivo, super consigliato in definizione questo. Ci aggiungiamo poi due cucchiaini d'olio belli pieni. Buon appetito. È buono? Molto. Con questa voce lo dici? Guarda se alzi. Cosa stai facendo? No, questo non lo può mettere. Mia mamma non lo sa che prende la piattina. È droga. Vabbè, lo scoprirà con questa no. Legalize anabolic steroids. Ah, bello. Che schifo questa cosa che fai. No, è l'unico modo, Mattia. Mattia, codice? 10. Grazie. Molto gentile. Nel mentre che l'assistente fa i piatti da brava donna, io invece faccio un bel caffettino per entrambi, digeriamo, lavoro un po' e poi ci si vede in palestra. Non so se registrerò in realtà in palestra, perché diversamente dal tuo influencer preferito, io in palestra vorrei allenarmi, quindi oggi, visto che non c'è il mio videomaker, da solo non so se riesco a fare qualcosa di carino, non so neanche se ne voglia, e sapete che a me fare le cose contro voglia mi fa cagare e quindi non le faccio, quindi vediamo, in caso ci vediamo alla merenda. Ragazzi, vi aggiorno su una piccola cosa sul mio stato di salute. Sto prendendo antinfiammatori perché da poco, per chi mi segue su Instagram, se non lo fai, ripeto, vai a recuperare perché ti perdi veramente tantissime perle. Settimana scorsa ho fatto un box squat e non so per quale motivo adesso mi fa male sotto il coccige. Non so se ho forzato un po' troppo o se mi sono appoggiato un po' troppo forte. La superficie non era esattamente morbida sul mio ano e quindi sto prendendo antinfiammatori. Mi sta facendo male fare squat e stacco. Oggi riproveremo in palestra a fare stacco. Se mi fa male dovrò abbandonarlo per un po' finché non mi riprende a non far male. Bene ragazzuoli, sono le 4, quindi quasi ora di andare in palestra. Vi faccio vedere cosa preparo per il pre, l'intra e il post workout. Partiamo subito dal pre workout. Se no poi dicono che lo faccio per pubblicizzare e gli integratori non li prendo. Mezzo scoop di Kickdown Evolution. Questo ragazzi, andateci piano, ciclizzatelo perché è molto forte, ha molta caffeina. Oggi però è un workout pesante, un leg day, quindi ci sta tutto. Ci troviamo a lato. 1 e 2. Poi super intra workout che mi sta salvando in definizione e soprattutto in elementi pesanti e lunghi come questo. Designer carbs, che sarebbero le ciclodestrine che trovate su Zex, sono i carboidrati con assimilazione più veloce, comunque di prima classe. Aminoacidi essenziali, questi gusto Coca-Cola veramente sono buonissimi, oltre che per il loro scopo primario, quindi il recupero muscolare, aiutano tantissimo a bere tanto perché hanno un gusto ottimo. Io per esempio le metto in 2 litri d'acqua, se vi faccio vedere come. Un foglio bianco, in questo caso del calendario della mia università, ma tanto non ci serve più. Svuotate un po' la bottiglia ragazzi, perché se no se è piena non riuscite a mischiare un caso. E da qua 2 scoop belli pieni di ciclodestrina. Andiamo circa sui 30 grammi di ciclodestrina. Queste aiutano veramente tantissimo a tenere l'intensità in allenamento e la densità di allenamento che vorreste, anche con allenamenti molto duri che possono essere appunto i leg day. E tutto questo non ve lo sto facendo vedere solo per consigliarvi degli integratori, ve li sto facendo vedere per il semplice motivo che questi hanno calorie, quindi li devo segnare effettivamente nel contacalorie. La bottiglia e fate shake shake. Ha un aspetto orrendo, però sono veramente veramente ottime. Primo post workout, ve lo faccio vedere in anticipo, vi faccio vedere anche le calorie. Metto 4 grammi di creatina, quindi i restanti 4. 120 grammi di crackers, questi li prendo all'MD. Una banana e 50 grammi di proteine concentrate. Queste non hanno la massima qualità, magari come le isolate che vi ho fatto vedere a colazione, però purtroppo non si trovano a questo gusto, che è il mio preferito, caramello salato ragazzi. Se dovete prendere delle proteine da zecchio, vi assicuro che queste sono fra le migliori. Appunto le metto 50 grammi post workout, quindi le metto tutte in snacks, queste calorie, anche col prenanna che metterò appunto dopo. E raggiungiamo le 900, 150 grammi di carboidrati, 140 scusate, di carboidrati, 54 di proteine e 13 di grassi, ok? Questo è tutto ciò che metto. Ok, sono preparato, faccio un video che avrei sempre voluto fare da bambino, ovvero what's in my gym bag, quindi cosa porto in palestra. Ginocchiere che utilizzerò oggi, queste sono pagate 10 euro da Amazon, sono una scena esatta assurda, fanno abbastanza schifo, sono tipo dalle calze, però le utilizzo sia per scaldarmi un squat tipo le prime serie, sia in stacco come oggi, per evitare di graffiarmi qua negli stinchi. Poi abbiamo le ginocchiere veramente buone, SBD, queste le uso solo per le serie pesanti di squat. Polsini, RDX, anche questi Amazon, abbastanza... non li uso quasi mai, li uso ogni tanto in squat, manco in panca.
Straps, questi veramente belli li ho trovati in pelle. Costano un po' più del solito, un po' più di quelli normali che trovate in stoffa, perché sono molto più resistenti. Io purtroppo li utilizzo tanto in stacco con carichi alti, per cui mi si sono rotti tipo 3 volte in un anno e ho deciso di prendere questi che sono molto più resistenti. Queste, stesso modello, sono i VHCH710, distrutte sullo stesso lato tra l'altro nel giro di 6 mesi, perché mi scivolano, mi cadono. Erano 161. Quindi ho preso queste JBL, che sono, non sono neanche over ear, e ci starò molto attento. L'ho preso bianca perché volevo un po' cambiare, guardate che carina. Poi cavalletto da influencer, questo molto molto versatile, molto carino, ci sta anche spazi piccoli. Cintura per squat e stacco, questa Strength Shop, pelle 13 mm. Se ci volete risparmiare su una cinta, trovate anche le RDX su Amazon. Se no, se volete una qualità un po' più alta senza spendere un occhio dalla testa come per l'SBD, Strength Shop, questa 110, non mi pagano, quindi è un consiglio spassionato. Asciugamano Zec, questo se non sa di morte non mi sta allenando. Maglietta di ricambio, palesemente bucata e utilizzata solo per scopi vandalici. Caramelline, che sono dentro una busta perché me l'avevano rotta. Queste in realtà non le sto più prendendo, proprio perché adesso utilizzo le cicodestrine, che hanno una qualità leggermente migliore. Io mi sto chiedendo oggi perché non ha questo colore sempre, vero? Oggi è più giallo. Ah, che cazzo? No, non l'avevo agitato bene. Ok, come vedete, se l'agitate bene diventa proprio scavo smerdox. E infine, non per importanza, le scarpe, perché le scarpe vanno cambiate. E io queste le utilizzo ultimamente, sono a suola piatta, sono fatte, sono deadlift, quindi sono proprio fatte per lo stacco. Per l'utilizzo anche in squat, perché mi sento molto molto stabile. Sabo, anche queste le trovate tipo su qualche sito di powerlifting, molto carine. Per non sporcare lo zaino, le mettiamo in una fantastica busta. Grazie per l'attenzione, so che non vi interessava, però ho sempre sognato di farlo. La tua testa? Però guarda, che non è tutta testa. Ok. Rieccoci a casa, allenamento è andato anche molto bene, perché papà ha fatto PR di stacco nonostante i DOMS dal bulgaro di avantieri. C'avevo i quadricipiti e i glutei in fiamme. Ora prepariamo la cenetta a base di, anzi spiegaci tu. Base di broccoli, pasta. Poi Mattia mangerà hamburger. E forse ci sta molto bene però la pasta con l'hamburger. Ci sta molto bene, sì. Stai scherzando? Certo, è tipo pasta con polpette al sugo. Io mangerò del tonno. Non gliene fatteva nulla a nessuno. Però comunque l'importante è che questa carne è molto magra e molto buona soprattutto. La digressione sulla pasta, teoricamente io devo mangiare riso oggi, infatti me l'ero già segnato. Solo che ho poco tempo per fare gli ultimi 2 pasti. Visto che la pasta si gonfia meno, infatti questa è una tip per chi vuole fare massa, si gonfia meno d'acqua, riuscite a mangiarne di più e a digerirla tra virgolette più in fretta, comunque a sentirvi meno gonfi, visto che il riso invece si gonfia di più e dovrei mangiare tipo all'una. Invece adesso sono a posto. Facci vedere come tagli abilmente questi broccoletti. Ottimo, ti emozionando? Ti emozionando? Ora li laviamo. Ma sono bio? Ovvio. Ah. Mentre che la bellissima assistente senza voto e senza nome pesa la pasta e cuoci pasta, questo è comodissimo, ragazzi, lo mettete tipo il microonde, ci mette molto meno, non sporcate nessun tipo di arnese. Vi faccio vedere le calorie, quindi siamo sulle 1000. Qua potete vedere i macros, 150 grammi di pelle di gatte, 200 di carne macinata magra, 10 di olio evo perché oggi sono un po' più grasso, sono un po' più alto con i grassi, e i broccoli li ho segnato crudi 250, anche questi non li ho pesati nello specifico, sono andato un po' a naso. Mostraci com'è. Qua ho peso la pasta? Sì. Mostraci. Perché non si tara la bilancia? O? Bisogna fare così. Sei un genio, Mattia. Sono fortissimo. Mettete là, qua sopra del livello della pasta. E la mettiamo 12 minuti. Come fa questa roba di plastica a non sbagliarsi? Perché è fatta apposta, è Tupperware. Cioè, aggiorna. Io sono un guru innovatore della cucina, ok? Io sono per la cucina, come che si chiama? Scientifica, chimica. Comunque un'idea, se questo video raggiunge le 50.000 visualizzazioni, ti faccio vedere in faccia, così. E poi invece ha 10.000 il nome e su Instagram. Fai vedere cosa hai fatto? Fai vedere? Guarda! Qua! Quando lo scolo la pasta era questo. Chi la vado? Io. Oh, non dirlo così! Women. Adesso, per il dietista mettiamo giusto un pizzico di sale. No! E poi sopra hamburger. Io vorrei che qualcuno valutasse questa composizione, perché, cioè, è perfetta. Qualsiasi chef si sta ritorcendo nella tomba. Però vi assicuro che è buono. E nei commenti valutate in una scala da 1 a 10 il mio piatto. Anche il mio, grazie. È il tuo più carino, perché col tonno non lo so.
Cioè l'hamburger ci sembra un po' fuori luogo, però è molto buono. Se la lo cosa, tagli, la cosa, meglio. La cosa importante è che sia molto buono. Uffa, non scatta tagliare l'hamburger. Magari prendi sempre un coltello, Mattia. No, non volevi prenderlo. Quindi tagliare il coltello con la forchetta. Via. Cosa cazzo ho detto? Tagliare il coltello con la forchetta. Mattia è stanco, ragazzi. Che fai? Nulla. Non guardate, mi sento una donna. Mamma, è tutto fake. Bravo, Matti. Mi ha sterilizzato. No, sono un gentleman. Ragazzi, trattate bene le ragazze perché sennò si innamorano. Ok ragazzi, è quasi l'una, siamo arrivati al pre-nanna che sarà molto molto veloce anche perché non ho molta fame. Consiste in una barretta, questa 50% di proteine, 25 grammi quindi totali, della Zec, sempre buonissimo, prendo il gusto cioccolato. E poi, per dimostrarvi che dieta non significa solo riso e pollo, mi mangerò un bel dolce panetto perché mi mancano le ultime 150 calorie. Per quanto riguarda l'integrazione, prendo l'ultima pastiglietta di ashwagandha e due pastiglie di melatonina che sono due meglio per dormire meglio. Questo per gestire meglio lo stress e l'ansia e abbassa anche i livelli di cortisolo. Sono le calorie e i macro totali finali. 520 di carbo, 246 di proteine e 89 di grassi. Lascio qualche caloria sotto perché mi voglio tenere un margine di errore. I grassi sto cercando di tenerli almeno a 1 per chilo di peso corporeo. Se mi seguite dalla scorsa definizione sapete che generalmente li tenevo molto più bassi. Questa volta voglio provare a tenerli più alti, più che altro per un fatto ormonale. Anche se avete magari visto l'ultimo video sapete cosa mi riferisco. E a proposito di quello riceverete presto degli aggiornamenti. E ringrazio tutti per essere arrivati fino a questo punto del video. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se volete che ve ne porti altri fatemelo capire con un commento. Supportatemi se vi è piaciuto, iscriviti, attivate la campanella e con un like. E nulla, grazie a tutti.